Abbiamo visto come una corrente elettrica è in grado di generare un campo magnetico. È vero, è valido anche il contrario, cioè è vero che un campo magnetico è in grado di generare un campo elettrico, quindi un potenziale elettrico che se agisce su un circuito chiuso, provoca la circolazione di una corrente. Queste relazioni fra campo magnetico e corrente sono state per prime messe in evidenza dagli esperimenti condotti da Faraday. Gli esperimenti, diciamo, fondamentalmente sono due. Ipotizziamo di vederli separatamente. Nel primo si considera un circuito composto da una spira. Immaginiamo una spira che poi viene chiusa in un circuito nel quale è presente uno strumento di misura chiamato galvanometro. Quindi questo è un galvanometro. Galvanometro in grado di misurare piccole correnti, piccole variazioni di correnti. Quindi abbiamo un circuito dove è presente una spira, poi immaginiamo di avere un piccolo magnete permanente caratterizzato da un'estremità sia il polo nord e ovviamente l'altra estremità sia il polo sud. Se adesso ovviamente questo magnete è in grado di determinare una creazione di un campo magnetico nello spazio che va dal polo nord verso il polo sud, quindi questo sia il nord e questo sia il sud del magnete permanente. Adesso in questa configurazione sperimentale si vede che se noi muoviamo il magnete permanente rispetto alla spira, oppure anche potremmo far muovere il circuito, quindi la spira rispetto al magnete fermo, oppure entrambi. L'importante è, diciamo, che ci sia uno spostamento relativo tra magnete e spira. Allora si vedono sperimentalmente queste conseguenze. Allora abbiamo quindi, se abbiamo moto relativo tra magnete e spira, allora si ha una circolazione di corrente. Di corrente che viene misurata dal galvanometro, che viene rilevata dal galvanometro. Poi, ancora sperimentalmente, vediamo se aumenta, cioè se è più rapido il movimento. Maggiore rapidità del movimento, allora si ha una circolazione di una corrente maggiore. A parità delle altre condizioni, se il movimento è più rapido, si ha una corrente maggiore. Una terza evidenza sperimentale è che se avviciniamo il magnete con una certa polarità, otteniamo la circolazione di corrente in un verso. Se allontaniamo il magnete, sempre mantenendo la stessa polarità, diciamo verso la spira, la corrente circola nel verso opposto. Se invertiamo la polarità del magnete, cioè giriamo il magnete
quindi cambiamo il polo che si affaccia alla spira, i versi della corrente, nei due casi avvicinandolo o allontanandolo, si invertono rispetto al primo caso. Quindi invertendo il moto o invertendo la polarità, sia che un'inversione della corrente. E questo, diciamo, è la prima configurazione sperimentale di Faraday. Vediamo la seconda, in cui abbiamo invece di avere un magnete permanente, abbiamo due circuiti con una spira. Diciamo, il primo possiamo immaginare che sia lo stesso visto adesso, quindi qua abbiamo il galvanometro, e il secondo circuito, sia nel quale è presente la spira, sia invece inserito in un circuito, qui possiamo immaginare essere presente un generatore di tensione V, una resistenza, diciamo, per limitare la circolazione di corrente, e poi un interruttore che siamo in grado di aprire e chiudere. In questa configurazione abbiamo che se nel circuito in cui è presente il generatore viene chiuso l'interruttore, quindi inizia a circolare corrente, quindi alla chiusura dell'interruttore si ha una circolazione di corrente nell'altro circuito, quindi in quello, quindi diciamo viene chiuso l'interruttore nel circuito con il generatore e si determina una corrente, supponiamo, nell'altro circuito, in questo verso. E poi si vede che finita, diciamo, la fase transitoria, la fase iniziale di chiusura, quindi al trascorrere di un certo tempo dalla chiusura dell'interruttore non ci sarà più circolazione di corrente nel secondo circuito, fino a quando non andiamo a riaprire l'interruttore. Allora avremo sempre una circolazione di, però opposta come verso. Ovviamente stiamo ipotizzando che la tensione del generatore rimanga costante, quindi sia un generatore di tensione continua. Quindi questi sono qualitativamente i fenomeni coinvolti negli esperimenti condotti da Faraday. Da queste evidenze sperimentali si arriverà a determinare una relazione anche quantitativa tra le grandezze magnetiche e le grandezze elettriche coinvolte in questo fenomeno fisico.